Bella prima parte di show. Davvero ragazzi, sì. Siamo a quest'ultima parte di show, ultima per modo di dire, perché comunque sia sono tre grandi match. Sì dai, uno meglio dell'altro, poi non sappiamo, io sinceramente non so quale iniziare a guardare. Ah, infatti parlo con te da soli. Niente, mi quando mi rispondo. Vabbè dai, oh, sono orgoglioso di essere in TV. Sì, anche io. Comunque dai, analizziamo un po' più per più, è stato veramente un gran pervertito. È stato molto molto interessante. Non solo cambio di tiro, ma veramente. Un po' chiuso il table match forse. Sì, un po'. La fase semicentrale. Sì. E ora vediamo cosa mi aspetta adesso. Oh, vedo le scale. Sì, ho visto chiuso. Fammi da mangiare, perché io ho fame. Nutrimi, eccolo. Okay. Il Pat Spencer tedesco. Una pazzia, eh. Vabbè. È bellissimo. Guarda, poi con sta gimmick migliorato davvero. Davvero, guarda. Mamma mia. Ho spaccato troppo, questo spacca. Dietro le mie. Vesa! Mamma mia. E lui è il grande, è il nuovo di Crocx. No, ne ha messo. Beh, Crocx punta molto su lui. Sì, guarda, anche io punterei su di lui. Che non è vero, lui riesce a portare quelle carine accentrate senza nessun problema, bro. Cazzo, braccio destro di Crocx. Una bella scelta, dai. Una bella scelta per la per Crocx. Tanto pesa. Tutti comunisti qui. A parte che adesso non è comunismo, eh. Ah, adesso non è. La Nation of the Nation, ma no? Ah, sì, per... Domination. Ma attenzione, perché il suo avversario è uno che oggi si lotta nel suo match preferito. Guarda, devo dire la verità, sono un po' in pausa con gli atleti di WWEF e allora riprendersi con Jason. Dai, mi mancava, davvero con Jason. Oh, eccolo! Spettacolare! Più cazzuto che mai! Eccolo qua! Oh, mamma mia! Il Daredevil blu! Bello, bello! Perché non so perché non ricordare il Daredevil? Ci vedi caso che io questa? Dopo chiamo, mamma mia, tutti con Bull. Questo è il match, insomma è una match relazione più importante di questa. Certo, uno che giocava in palio c'è, e in palio c'è molto. Comunque dovesse vincere per davvero ambire al titolo o da WWEF o TWE. È finito così. Ricordiamo che Vesa non è nemmeno evento questa sera, non è il posto di Tompson. Perché? Perché è stato battuto da quest'ultimo, da Tompson stesso, non nel match per il number of contendership. Da Tompson, che è il grande amico di David Johnson, che questa sera potrebbe davvero shipparlo il titolo. Sì, infatti molta attesa, quindi molta attesa, anche se contro... io veramente mi vado in rabbia per lui. Anche se batti il Cougar intanto ricordiamo la Royal Rumble 17 gennaio, attenzione, 30 uomini, un ring, tutti fuori dai corde, un vincitore solo. E poi 30 ring, ho visto nel tanto di San Reo due ring. Beh sì, no, pure in America credo, non sono proprio certissimo, però mi parli di sì. Vediamo un po'. Si parte subito con Jason. Oh, subito Botterline, oh mamma mia, ha sollevato un carro armato. Dramatissimo qua tirando, eh. Sì. Poi knee drop right in the face. Vesa parte benissimo, però Vesa è uno che con due o tre manovre ti manda al cielo. Sì, attento Jeff, perché la SS questo è questo. Lo sai invece se Giovanotti sarà l'artista che era? Era l'FF. Attenzione, ancora Jason qui, dai bravo, il controllo in mezzo. L'ombra è bellissima. Sì, l'ombra. Ringa l'ombra. L'ombra di là. Sì. Cara, la sangue, cosa c'è? Ah no, dice, noi pure la sangue di. Ah sì, pure la sangue di, ma però la valigetta è sempre stata. Sì. La valigetta, vero? Sì, la valigetta. Che fa rappresentativa, che cos'è? Sì, vabbè. Rappresenta il potere. Oh, sì. Pisellata in petto e testa. No, testa. Lo dispressa. A me non piace. Ti piace. Penso sono l'unico uomo che non piace la dispressa. Brutta, attenzione, tanto qui Vesa. Oh, Vesa vuole contare. C'è una scala là, non sono certo. C'è l'altra parte. No, qua. Oh, attenzione, Vesa. Ah no.
cambiato gli altri. Ho fatto un giretto, ora torno in ring. Vediamo un po'. E allora poi Jason dice, vieni qua, bello. Snap suplex. Poi Jason meglio, quanta mamma pure meglio. Davvero, era più sveglio. Sì. Oh, che spacco un braccio. Ciccione tedesco. Attenzione. Oh, attenzione, no, via, io direttamente da Berlino qui, no, non scherzo. C'è qualche tifoso di Vesa però lì è un pubblico. Sì, qualche fiore! Oh, mamma mia! Che è? Fisherman Driver, sì, non so come parla. Salmon Driver forse. C'era un nome? Salmon Driver mi sa. Guarda, una volta lo sapevo perché lo sapevo, però non lo ricordo proprio. Mi sembra Salmon Driver però, eh. Cazzo, no. Praticamente Dai Crusher si chiamava una volta. Ah, no. Però era Rapper Driver. Sì, era Rapper Driver. Ehm. C'era Andre the Giant, non pare. Non sì, so perché, sì, non so perché, non so dove, però attenzione! No, oh, preso serio! Si è accorto qui Jason! Match cruento! Adesso, sì. Vesa d'altronde. Vesa ha sentito un onore, eh! No, adesso non prendono sussidiari per ora. Vabbè, va bene. Poi i suoi sussidiari sono vanno nel doppio, quindi. Ma sì, bravo Jason per schivare, attenzione! Poi molto meglio Jason! Slim Blade! Blade! C'è Star Wars, ci sta bella Slim Blade. Eh sì, poi già sono attacca una serie di colpi, quindi avambracci, calci. Guarda se schiva, oh, non ci credo! Mamma mia, Blaze, Tiger Bomb, bella. Vesa, se l'aspettavo, ti colpisce una volta e fa male così, poi già sono avessi fatti 5 di valore. Sì, qui poi già sono proprio la vista arrivare. No, attenzione lì, già abbiamo visto una gara. Franta, poi messa in sesto. Sì, in 5 minuti. Vabbè, così è venuto. Si è fatto forza. Power Slam, attenzione. Jason è un grande spulvero. Sì, infatti, ottima prestazione di qua Jason ancora. Vesa, non lo so, non dorme. No, non. Cioè, non è che dorme, pensava di essere più avvantaggiato di quello, sai. Non si aspettava che era così violento come Jason. Allora, d'altronde ha detto, come tanti dicono, John Jason, no. Tu sei il fratello numero 2, cioè non sarà mai il No, guarda. Sta a fare un lavoro con Jason che sinceramente non so io dove stesse andando. Ci devo dire cosa si dice, ma John Jason. Che magari John Jason no, quando inizia a fare le crone, John Jason non era. Capito? Però c'è una cosa da dire, che John Jason non ha vinto il titolo massimo. Sì, TWF, ma con WWF non l'ha vinto. Che manca poco, cioè, secondo me. John Jason era più famoso in match ancora. Attenzione, direi gli occhi. Oh! Attenzione! Follezza slam! Sì! Mamma mia, l'alzato di una valigetta. Cioè, salto da un braccio, prendeva, Mamma mia, è ginocchio alla faccia! Ce l'ha distrutto, Con Jason è ridotto ai minimi termini. Davvero, guarda qui. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Però attenzione, che si inventa qui? Niente da fare. Bravo, Jason! Però la fiaia! Di nuovo! Ora! Di Tiger Bomb! Stavolta rischiando veramente la scala, Sì. Ha rischiato di. Anche se è abbastanza lontano, dai. Bravo, vuole abbassare un po' il cranio, Un paio di metri. Poi. Oh! Full punch! Gliela rifà nel troppo. Sì, attenti. Vabbè, dai, siamo le stesse mosse. Oh! Gico Zibuki, due cazzo si. Oh! Belli direttamente sulla scala, incredibile. Mamma mia ragazzi. Oh my god. Allora qualche altro giochino con la scala. Qua giochini con finita, la è finita, no. Ragazzi, è finita. Qui pesa, va a staccare. Stava in gita. No, guarda, si rialza. C'è Jason. C'è poi Jason. No, attenzione. Attenzione. Jason, lì. Ah, getta lì, la getta lì. Eh no, c'è anche Jason. Poi lo tira giù. Qui però non potrà fare molto di più col Jason. Sì. Oh, me l'ha buttato fuori. Attenzione, ragazzi. Il cielo. Non credo. Così fermo la strada! Sì. È finita, non ci credo. È Boggiato, mi ha ridotto adesso male. Cioè, adesso hai seguito 3-4 manole. Vabbè, erano pure un bel po' la scala, era preso male. È vero, Attenzione! Ha vinto! Boggiato, no! Come fa non staccarla? Ma staccalo! Ha vinto! No! Ma dai, ti sei fatto fregare con un fesso. Veramente. Mamma mia. Vesa trionfa e insomma Crocx avrà perso il match di coppia, ma ha vinto. Mamma mia, sì. E ora se ci sarà poi ha segnato un match per il titolo, dovrebbe esserci lui. Sì. Beh ragazzi, passiamo alla. Prima un altro provo pubblicitario molto importante.
ancora non ci arriva, però ricordiamo che questi sono atleti professionisti che si allenano quotidianamente per vedere le mosse, vediamo loro sicuro in TV. Raga, questo è un TLC, quindi... sì, ok, tavoli, sedi, sì, ok, tavoli. Sì. A tavola ci vai, a sedi TC7, e scavi, cambia lampadine, salti, gattini, quello che è. Esatto. Non TC schianti! Era questo è il messaggio. Sì, perché tu, questo tu fai male sul tavolo a casa. Fallo punto stanza. No, appunto, ci mangio, questi sono dei professionisti, possono farlo. Voi no. Ecco il tuo Jason, eh. Mamma mia. Parte punto ora, ragazzi, c'è poco tempo per scherzare. Attenzione, siamo arrivati al penultimo match. Sì. Mamma mia, c'è grande attesa, ma sì, però tutto in silenzio. Come ci sono quegli spessi bambini, però ci stanno, non lo so, non mi regolo mai quando succede. Eccolo qua, Max Cougar, non più la benna ma con il trucco, dai. Eh sì, ha girato che sotto la benna in realtà ci vedeva. Anche se l'occhio mi pare, non mi pare molto in forma, sai. Tutto nero. Mamma mia. A me piace il costume, però. Sì, il costume è figo. Il pezzetto gli sta un po' male, eh. Quindi con la barba... Ah, mi piace la volta così. E i capelli lunghi non gli sono da Che ci possiamo fare? Il suo avversario è uno che difficilmente perde, adesso Barkley. Sono due atleti che hanno vissuto molte federazioni, no? Eh sì, famosi in tutto il mondo, eh? Sì, tutto il mondo, quindi a match internazionale questo. Attenzione, ricordiamo, ottimi atleti, guarda. Ma Cougar, per chi non l'avesse mai visto, è eccezionale, non si sa, è un migliorato molto tecnicamente. Atleta veramente tecnico, Jesse Barkley, potenza pura, tecnica, ma poi di salto pure. Cioè non. Ecco. Eccolo qua. Mamma mia. è vero, bene, non è un grosso di me. Sì, veramente. Pensavo che sembra un po' di panza, però. Se la comparo pure un po' in più. Dicendo di quelle cose con il ginocchio che si metteva sopra le cosce. Ed eccolo, a molti fan, però devo dire, qui a Cleveland, eh sì, l'altro sono due punte face alla fine, al momento almeno. Lo stato che è una stato... no, lo stato è quello che quando ti danno la pizza tu rispondi io aglio. A parte gli scherzi, lo voglio fare. Sì, sì, il primo stato dove il dressing ha avuto successo, comunque dove il dressing è andato. Beh sì. Vabbè no, dove il dressing no, però chiaramente è uno stato dove il dressing ha avuto sempre molto successo. Eh sì, guarda il faccione che c'ha questo fatto. Sì, davvero molto molto bello questo faccioso. Faccioso. Pare pieno di sentimenti. Mamma mia, pare la stampa. La Phoenix, eh? Dalla Fenice, dalla visione. And his opponent from Detroit, Michigan. He is the total wrestling fighting champion, the one, Black Shaw. Lester Barkley, anche lui. Cioè, sì, lui da Detroit, Michigan, no? Però Detroit contro Phoenix. Qui siamo a Cleveland, quindi. Cioè, tutti tifano il loro preferito, non sì, solo tifano quello di casa. Perché no, non c'è. Non c'è, insomma nessuno è da Cleveland. No, nessuno è da Cleveland. Per me non è da Cleveland. Arbitro, ci mostra la vittura, tutto pronto ragazzi. Ora poi c'è poco spazio proprio per scherzare. Match molto, sarà molto intenso, eh sì. Attenzione ora, o subito a Sam Barkley. Attenzione, batte bene. Oh, cosa vuoi fare? Che cacchio? Oh, la lì, power slam! Cioè, abbiamo detto...
è già un piede fuori dalla linea. E già Cougar mi sembra brutta. Eh sì, brutta botta. Attenzione, Cougar la mia male. Cioè, Non me l'aspettavo. Il match dovrebbe finire in 5 minuti. Sì, infatti. Oh, capocciato. Oh, è cattivo da serbarle. Cougar tenta di reagire in qualche modo. Lo fa correre. Ma buona idea però. Ci ha preso un run. Eh sì. Stando lui, io ha lottato in tutto il mondo, quindi eh sì. Conosce le manovre messicane, statunitensi, italiane. Eh sì, guarda qui ora. Suplex! Easy, eccolo qua. Ho una stile eccezionale, ma scusa. Sì, perché poi manovre di potenza alternare a manovre anche di agilità a volte. Sì, è vero. E di tecnica, quindi. Un fisico pressoché buono. Cioè, è nella media, è nella media. 105 kg. Bella, buono. Vabbè, nel senso. Ma sai quanto sei Jackson? 114. Non ci comincio a pensare, io pensavo 95. Pure io, vabbè, sono andato diverso. 90 sì, però. Mamma mia, invece il basso di più. Torniamo al match però. Che adesso Barkley può fare tipo 150. E lo prende poi. Oh! Red, white and blue powerbomb. Sì, l'Ester Barkley pesa circa 150. Vabbè, oh, vabbè, 45 lì. Godfrey suplex! Attenzione! Oh, no! Inserisce lo spin! Godfrey suplex city! Poi siamo in bomba! E non è finito, non ci credo! Vai, vedi quella chicca! Sapete che vuol di suplex! Sinceramente, tu che ci sei? No, perché quando mi fate andare a vedere poi. Io invece mi pare che sono andato a vedere. Non vorrei dire una cazzata. Perché questa è di una cazzata, ribaltamento. Beh, ci può stare. Perché è un ribaltamento? Il ribaltamento è. Sì, anche quindi sì. Attenzione, neckbreaker! No! No! Lo schiva! Attenzione, no, bravo Barkley! È difficile chiudere manovre in questo Barkley. Eh sì. Bravo a schivare, bravo a colpire, bravo a chop. Infatti Cougar ha capito che con gli attacchi diretti è diverso rispetto a sì. Colpirlo con delle prese, no? Già, ora attenzione. Insomma, si fanno sentire, ma attenzione, il match sta ancora prendendo il via, diciamo. Non è un brutto match, per carità, però sta ancora iniziando. Sta ancora iniziando, cioè nel senso comunque vabbè abbiamo visto non moltissimo. Oh, vertical suplex! Molto molto bene questo. Mamma mia. Oh, 150 kg, vertical suplex. Cioè, cioè le sfide. Io insomma manco può fare nessuno le valide nel suo suplex. Attenzione! Oh mio Dio! E backdrop, non ci credo! Mamma mia! Alchimista! Questo ragazzo! Alchimista bella prova giusta, non so se. Questa azione si schiamita subito. È buono. Uno, due. Oh, no. Super Barkley si salva, ma si salva per modo di dire perché non era troppo presto. Dropkick da parte di Max Cougar. Cougar adesso sta lottando meglio dopo un inizio un po' balbettato. Sì, è vero. E ora leg drop. Ma che alternanza di manovre. Sì, sì. Non ti annoi con Max. Cioè, vedi sempre qualcosa di nuovo. È un po' come che era quello prima che aveva alternato molte manovre. Fermiò. Fermiò. Anche se erano genere, però. Sì, è simile. Oh, Sangan! Bella, bella questa ragazzi, bella mamma questa mia. Ragazzi. Ma ricordate un vecchio accusato. Uno, due, e poi no, attenzione, se non riuscite. Qua si dispera un po' Cougar. Si dispera perché comunque è una mossa, una delle sue trademark moves, quindi può sicuramente dire la sua adesso, Max. Già, attenzione! Fuori dalla spazzatura. E vediamo, lo va a prendere qui. Eh sì. Tanto inizia il conteggio ovviamente, ricordiamo il titolo del mondo, TWF Sbaglio. Attenzione, errore di Max Cougar, crossline devastante. Adesso la WWF, intesa confederazione di due roster, no, due roster ha due, tre cinture massime. Eh sì. Il titolo della WWF comunque è il titolo del roster, sì. Quindi è il titolo dei giovani. Probabilmente non hanno messo la TWF come roster, perché quando già c'era. La WWF era più intesa, no, però non era, era cioè, la civilization solo. Sì. Era inteso più, cioè poi era fallito proprio di WWF il concetto, mentre WWF è più inteso come qualcosa di giovane, no? Sì. Quindi, attenzione, qui Lester non si avvede di Cougar che entra sul ring. Che fa? Viene negli occhi? No, mi basta fare pieno di pugni. Botti! Mamma mia! Bravo, ragazzi, la schiena! Uno, due, e no, sono contro i due. Tanto che Lester Barkley non ci crede. Vabbè, però Lester di fronte a una da
lui riapprezzare Vesa Cleveland prima non ci ho visto questo è il resto. Oh, attenzione la prova del Sigan Wanda. Sì attenzione. Tentava la front power slam ma la vostra una slam front power slam insomma vabbè. Attenzione gli rifà ok la buonissima pensavo gli rifà vabbè voleva un po' troppo attenzione qui. Dice ora è finita ragazzi. Quale chiama? Ora è finita ragazzi. Quale chiama? No, another one by the dust, in arrivo. Ma distribuita, mangia la polvere. È finita. Abbiamo un nuovo campione. Uno, due, tre. C'è andato vicino. C'è andato veramente incredibile. Intenso, davvero questo incontro. Ci è mancato veramente poco. Cougar però sta dimostrando davvero essere un lottatore rinato da quando ha fatto parte dei tre ribelli contro la Crocx Order. Oh attenzione! Gambe sul sulle corde, vabbè fanno male, guarda. Sì, la voglia. Non sembra, fanno male, sono te secondo. Fanno male, dai. Sono spesso pure. Vabbè, neanche io. Stavo pensando di cercare il motore delle corde. Siamo andati, però lo schiva! Mamma mia! Ragazzi, l'ha presa Non so come ha fatto schivare, attenzione, power bomb! Che vuol fare? Se Buckley non ci credo! No, attenzione! Non ci credo! Lancia via! No! Cougar! Arriva tutto! Oddio! No! Backbreaker! Poi entrambi stanchissimi, mamma mia che sequenza! Attenzione, forse arriva a pin! Ci arriva? No, attenzione, si rialza anche adesso. Però è un problema adesso che l'Esser non riesce a eseguire le manovre. Perché le segue sempre, cioè difficilmente l'abbiamo messo così. Eccolo, ci riprova! Westland! Passegno! Terra bruciata! Ed ora? Che può fare? Oh mio Dio, che si fa? Oh mio Dio! Che mosse ragazzi! Oh, attenzione! Oh mio Dio! No, non ci credo! PTO! Mamma mia! Non cede, è da tanto che non cede, Cougar! Non cede, sfanfato! Sì, lo lascia! Forse è sempre io capisco che lasciarlo! Se non ce la faccia più tempo lui, perché comunque la manovra che. Dai sì, infatti. Cioè, infatti così. Oh! Close line! Attenzione, schia il colpo! È stato bello! Bel body drop! È stato bello Cougar, ma ci vediamo settimana prossima! Rising Night! Puntata speciale! Fine Buster! E ora qui! È la fine! Qua adesso parte va a trionfare, dai! Fra pause! No, arriva! No! Attenzione, Cougar! Non basta in alto! Niente da fare, belli su belli! Di Lessa Buckley, madonna! Oh mio Dio! Madre mamma mia! C'è splash, qua la cattiva! Per dietro la su Tietacraft! Va a tiro! Fra pausa! Attenzione però! Stanchissimo! Dai che c'è lì! Aia, ha fatto male la gamba! Attenzione! Questo, cioè Cougar potrebbe essere anche un po' fortunato, sul tenista! Se ne è lavorato! Ma non schiena però! Attenzione! Uno! Due! No! Troppo tempo! Match bellissimo! Mamma mia! Match davvero incredibile. Il match più bello della serata. Possiamo dire sì, tutto. Infatti per adesso sì. A meno che David Johnson e Mikael Tompson ci regalano di meglio. Non lo so, perché poi il match, sai, però. Vabbè, quel match normale è spettacolare. Sì, un match normale. Oh, attenzione no! Oh mio Dio, la spalla fa crash! E invece Lester fa un Lester sta dominando. Attenzione, Madon Fomp! Lester domina! Attenzione. Cougar! Calcione! E ora che fa? Lo fa correre! Sarok Slam! Cosa ha fatto? Ma Cougar è tutto nel suo momento! Mamma mia! Una volta potrebbe diventare campione del mondo! Tira blefo! Non ci credo! Oh, attenzione! Schiva la cross line! No, era mi tocca! L'ha preso, forse la prende proprio alla... No, l'ha preso questa volta! Cross line di nuovo! Da quanto tempo lo schiva? Da quanto tempo non vedevi un Cougar così? Tunnel Breaker! Contropedista! Mamma mia, attenzione! Ancora Cougar, lo prende! Il suo super lui lo solleva! Mamma mia! È la fine ragazzi! Che ha reato! Cioè, abbiamo 4 kg sulle ginocchia, non mi fa curare! 1, 2 e 3! No! E 3! No! Ha fatto 1! No! Andrea. Non era 3 Andrea? Sì, era 3! No, si prosegue, il match è da 10 a 10 lode. Attenzione ancora, no, schivata incredibile, non me l'aspettavo. Che schivata qua. E ora attenzione, ancora Cougar, riprova l'assalto.
lo prende in consegna. E questa volta attenzione, break in arrivo, no! La gestione guida. Eh sì, la stessa mossa non funziona dopo che contro il cavaliere. Attenzione! Questa volta la prende! Questa volta è quello! E questa volta! Max Cougar! Sì. Lo sta mirando! Sì. Allora vuoi battere tassi nuovo? Penso di sì, eh! Sì, connessa! Dai, ce l'hai! Mangia la polvere, Lester Barkley, nuovo campione TWF! Eh sì ragazzi, è finita! Eh sì! Uno, due e tre! Mamma mia, dai! Grande Cougar! Mamma mia! Fantastici! Bello, veramente un bel match! Grande primo fino adesso, Poco da dire! Lo stavo dire, però vuole rientrare, vuole uscire, non so cosa vuole fare fist and gun da parte di Max Cougar. Comunque entrambi, mamma mia, prestazione eccellente, c'è anche il Barkley, però Cougar ha trovato un antidoto secondo me, sì. Tecnicamente ma è veramente combattuto quel match, veramente. Guarda, poi aspetta, c'è stata una sequenza che sì, c'è la sequenza qua, questa qua vabbè, che poi lo solleva al volo. No, era dopo. Mamma mia, quella era da capo. Quella al volo sulle spalle, no? Spalle tuo. Sì, qua era la backbreaker. Ah, qui si suplexa backbreaker. Bello. Insomma, questi tre, comunque sia. Dammi dopo arrivare. Arrivo dopo il tre. Sì, tre guarda. Another one by the dust. Sì. Max Cougar diventa per la prima volta campione A1BTD. Per abbreviare, però è troppo lungo, sì. Ma solo per via di Another One by the Dust, non sei completamente infatti sì. Mamma mia, nuovo campione tigrato. Cioè comunque su Doom Cougar vince ovunque, Mamma mia, che atleta, davvero grandissimo atleta. Tra poco però ragazzi, attenzione. Run your fingers down the wall and have you bounce your next game ball when you're stuck.
The following contest is a team minimum time. Cheers match. And team TLC match. Wrestling Championship. Avevi pensato un altro annunciatore che non diceva un po' ma meglio dai, mamma mia, vero. Bellissimo questo ingresso. Il guerriero c'è. Questa la mettiamo poi. Nell'audio di Mikael Tompson. Mamma mia. Per tanti dalle guardie augati di Mikael Tompson. E insomma, Michael si sta avvicinando a ringa. Ora attendiamo l'ingresso della campione invece indiscusso WWF, ovvero David Johnson. Manca quindi l'ingresso di David Johnson, ma ovviamente Mikael Tompson si prende tutto il tempo a disposizione per poter festeggiare. Ma lui sicuramente ci sarà sicuramente una grande battaglia questa sera qui in quel di TLC, ultimo per chiudere l'annata. Ma ricordiamo che giovedì avremo anche Rising Night all'evento di Civilization numero 57. Sarà un evento speciale, quanto pare, perché avremo anche i Slam Awards. Johnson mostra fiero con fierezza insomma il suo titolo che detiene da SummerSlam, sono 4 mesi circa, ed era un bel regno il suo, ma vuole mantenerlo anche contro il suo grande amico Mikael Tompson questa sera nel TLC match che ci fa anche la mini event. Insomma, tutto pronto, manca soltanto gli annunci in stile giapponese, no? Eh sì, giustamente, per il titolo di... Non so perché ho sapere il titolo, ma che devo fare. Ragazzi, sono a partire. Subito da Johnson, no, non ci credo. Ma che cazzo? Subito shoulder breaker. Non è la prima volta in questo per violenza, insomma, vero. Come iniziano lenti, no, come gara scorsa. Come iniziano col botto. Sì. Fai il carry così, vabbè, come se fosse una roba da niente. Thompson, da notare che Johnson lotta sempre con la maglietta, no? Mm-hmm. Cioè, è vero. E Thompson no. Io ho sempre pensato, ma come viene lottare senza maglietta, cioè il distruttore? È vero, Oh, defense, sei di Thompson! Oh, che è successo? Non lo so, gli hanno tipo in faccia. Mamma mia, David Johnson che assomiglia... E sono amici. David Johnson assomiglia a cosa, come si chiama? Jin Kazama. Ah, vero. Decker, sì, sì. Però... Ancora coso. Quelle del sentinello. Mensa? Quelle del sentinello. Ah, del sentinello. Che è... Aspetta. Lui non è vero. No. Ma no, cazzo, guarda. Chris, no. Sì. Vabbè, un po' dai. Un po' dai, capito? Quindi si sa cosa. Molto simile. Attenzione! Oh! Scalata che è successo. Scalata le gambe. La scalata. Per grugno. Scalando buio, come? Questi serve da vinci, eh? Mamma mia! Che lotta paterna, guarda, se vedevo questa non giocata. Lotta pacifica, sì, dai. Sì. Stiamo con un titolo, no, per Coffa Eni. Johnson, oh mio Dio. Oh! Mamma mia! Il double elbow smash! No, non è il double, è un bro. No, non smash, perché double. Non lo so, ti vuole fare questo che sembra un po', sai. Infatti. Oh, Max Slam vicino alla sedia! Thompson comunque è un guerriero, quindi su questo campo rissoso ci vive. Un guerriero con la pancina. No, ve l'hai detto, però. Che cone. bello, non fare il chat, mi ha detto, infatti. Thompson si è un po' ingrandito, cioè un po'...
offside, guarda il combo, si ricolle. Sì. Cioè, sbaglia qui il calcio e il braccio teso. Ma c'è abbastanza animato comunque. Eh sì. Attenzione! D'altronde qua non c'è spazio per tecniche su commissione, no? C'è spazio solo per una scala che deve essere messa lì al centro, come sale sopra, ah, nel centro della pesa all'ombra. Sì, bellissimo. Guarda com'è, dico! Come appesa di. No, guarda la forma! La forma, dico, è la città con distesa! Bomba! Intanto Thompson risulta, c'è qualcuno che ci saluta in lontananza. Ciao, ciao a te amico. Deve piacere. Pare che lo tengo. Dov'è? Tipo di era. Aspetta, non capisco. No, perché non, no, perché non si vede la medaglia. Però è una medaglia, no, forma di stella. Ah, ecco, ho visto, ho capito, ho io. Oh, ma è il coatto, è tipo gente così. Tanto Thompson scala. Un po' di questo. Attenzione! Oh, Fulnezzo Flam, forse! Sì! Vicino alla scala, eh! Sì! Mi sa con la gamba più sulla scala, qui il match è abbastanza violento comunque sia. Non durerà molto, sono sicuro, però. Abbastanza cruento fino adesso. Incredibile. Ora attenzione! Flam in pancia! Deviato! Parato! Incredibile, cioè. È di credo, oh, di Superman. Attenzione, è veramente più forte di Superman. Sì. Attenzione. Che poi Superman punch, tu non pensavi che passavo su Superman. No, no, è una, mossa di UFC. È una mossa, no, è una mossa della terza vista. È un pugno caricato da saltando. È la stessa situazione, la stessa situazione. Interessante. Attenzione, del Johnson, ma forse però la montiglia bottom. Ah, hai capito. Ecco Thompson! Ancora qui, prova a fermarlo! Dice la sedia, vogliono fare cose belle, però non lo fate! Oh! Oh! Finalmente! Mamma mia! Attenzione, la scala la vedo poco stabile, poco. Bravo, ci passa, c'è passato sopra! Come di là fai un botto che ti rompi! Attenzione! Oh! Aia! Mamma mia! David Johnson! Sfrutta solo il momento adesso, perché Thompson sembra un po' ridotto da buttare via. Eh sì. Guarda, già non so che fa sinceramente. Cincischia. Cincischia. Mentre cincischia. Sei fatto tavolo, non lo usa. No, no. Se non vuole fare la fine di Alexander. Cioè, non so che sta facendo. Il Johnson sta a fare riscaldamento, manca preso la scala, niente. Ma no! Allora ma Tom Ah madonna! Ti faccio vedere io, Mamma mia ragazzi! Ma come li chiamano? Li Aki? Mamma mia, match durissimo, Mi sta storta, si vede qua. Si vede, allora vede. Forse che ci arriva, però mi sa che mi sembra storta. Poi ti raccolto? Sono accorto. Oh my god! Perché non colpiscono la sedia? Vabbè, ma Thompson non manco la busta con me. Cioè adesso sì, però vediamo. Posso prendere la scala, la posizione su Benny. Guarda, si sposta, poi cambiare l'altro. Esatto. Ma no, tutte e due, è successo con tutto. In piscina. Ma la famosa che usava in piscina, no? Sì, senza. Cioè, attenzione! Rimasta appesa! Guarda, la cintura come è appesa! Infatti, strano! Solo spigo, vediamo. Sì, qui siamo due kick, no. Qua Mario Thompson può perdere l'occasione. Sì, ma non la deve. Cioè, colpirla. Però uccidilo, poi. Allora già se ne approfitta. Ecco fatto. Sbaglio. È finito. Mi ricordo tanto un match arriva di contesto. È basta andare in giù per vincere un match. Perché del Johnson qui, dai, forse ce la fa Michael. Non ce la fa. No, non ce la fa. Mamma mia, che furia merda, Michael, cioè scusa, però. Infatti pure tu, lei che ha fatto il suo gran match, devi pensare. Non si sa fare nessuno di due, che mi ha detto schifo, lei non c'è prima. Mamma mia, guarda, un po' da 50 sta cazzo di tu, ma questa pensa? Ma quanto ha combattuto prima Quintizza, no? Beh, non ho capito, Però poi! Come è avvenuto il finale per lo più, dai. Sì, infatti. Però se di fatto comunque è importante. Guarda di qui, guarda di qui. Mamma mia.
Vabbè, stai fatto del Johnson ancora una volta. Sono da ormai sono 4 mesi da Summerslam. Settembre, ottobre, novembre, dicembre. E arriveremo penso alla Rambo. Comunque, se non la Rambo, un po' prima. Questa sera la Rambo scopri che dovrai affrontare verso me. Perché secondo me è quello. Perché sei un bravo ragazzo, sei un bravo ragazzo. Ci vediamo prima verso me. Capito, capito. Sempre che quello che continua verso me non vuole andare contro pure. Ma se c'è fila del scegliere. Potrebbe essere come la dottor Johnson magari a risare i conti, no? Ma questo è sarebbe anche un bel main event, ho visto una match di due. Eh sì. Sai di fatto che con David Johnson che esulta come non mai, ha battuto anche Mikael Tompson. Mamma mia ragazzi, quante avversari sta battendo. È lui il top della federazione. Dai, Emanuele Filoni e Andrea Chester. L'appuntamento è a Rising Night da 2022. Io vi dico ciao.